poi perché tornano poi a rispondere Loredana Bontempi e Irene Bozzi. Sì, il pornoromanticismo in breve, tenterò la sintesi, non è mai stata il mio forte, è l'unire due cose considerate opposte e inconciliabili, cioè da una parte il romanticismo, che non è la fede nell'amore eterno, ma la fede nell'amore che finché dura non c'è niente di meglio, e il lato porno, cioè in qualche modo il lato sì erotico, ma soprattutto lucido, che vede le cose e ama vedere le cose nude e crude, per cui da una parte una lucidità erotica e dall'altra sicuramente l'emozione del romanticismo. Senti, ma Brenda, hai iniziato una corrente di pensiero? Ma sì, io mi prendo molto in giro su questo, però diciamo di sì. Bene, aderiamo a questa corrente? Allora, sì, a buon tempo. È ovvio, è stato sempre il modo in cui ho voluto impostare tutto il mio modo di essere, nel senso che io rappresento comunque un personaggio erotico e anch'io nel forum del mio sito ho sempre colloquiato con i vari personaggi, insomma, che sono... Però io ti sta guardando male, dice, ma che mi avevi... No, è indipendente, sai, ognuno ha il suo sito. Io ho detto, non voglio solo esporre le mie immagini, ma voglio anche dire come, certo, la penso. Figurati, come blogger ti capisco al 100%. Fatevi i costi, insomma. sì, ognuno ha il suo sito, le sue cose. E insomma, ho visto che la gente... Io ho sempre esposto le mie teorie da Alice nel Paese delle Meraviglie. Nel mio ambito io credo di essere tipo così, nel senso che non c'è stato mai un'unione appunto di corpo e anima, o è sesso bruto, è analizzato e visto male, oppure è solo poesia. Invece in realtà noi abbiamo la parte spirituale, bella, pura, che tende verso il romanticismo, ma abbiamo anche la nostra parte istintuale, che è altrettanto bella, altrettanto dignitosa e da vivere, insomma. Questo è, insomma, aderisco in pieno a questo concetto. E la gente comunque sembra rispondere positivamente a questa cosa, anche nel prendersi un po' in giro, perché non, niente va preso in assoluto, non è che c'è un solo modo di pensare. L'importante è che ci sia scambio di opinioni e ovviamente anche questa leggerezza di fondo. Questo è quello che io penso riguardo. Invece Irene Bozzi? Ma io sono profondamente convinta e do ragione a loro, e comunque erotismo vuol dire il modo di porgersi, di essere, e nel proprio modo di essere noi non possiamo dimenticare che il nostro essere, come diceva prima lei, spirituale, il nostro essere fisico coincidono, perché noi siamo un'unità, non siamo due parti distinte, altrimenti saremmo altro da noi, e quindi per essere noi stessi abbiamo comunque bisogno di svelare sia la nostra parte erotica che il nostro porgersi fisico agli altri. E io non voglio dire, ma anche nel mio sito attraverso il mio sito, attraverso le mie trasmissioni televisive, perché io do sempre la mia email, e attraverso il giornale anche. Ricordiamo il giornale, tu peraltro il direttore di Io Sono. Io sono direttore scientifico di Io Sono, che è un mensile di salute. Cioè io sono il direttore scientifico di Io Sono. Sessualità, Io Sono, cioè, psicologia, io sono il direttore. Da dove inizi sempre il risultato è sempre lo stesso. È sempre quello. E che si occupa appunto, come ti dicevo, di salute, di benessere, di sessualità, di psicologia, di fitness, tutto ciò che ci fa star bene, perché noi in effetti siamo un'unità comunque, e in quanto tali noi abbiamo bisogno di esprimerci. E appunto stavo dicendo che c'è molta gente che mi scrive, e molti uomini soprattutto mi scrivono pensando a quello che è il mio aspetto esteriore ma anche interiore, perché ovviamente facendo l'intervista... Comunque ricordiamo i siti a questo punto intanto, perché avete parlato di siti. Vabbè, il mio sito è su Italimedia. Ah sì, vabbè, italimedia.it slash positivamente. Positivamente, esatto. Ricordiamo fotoromantica.splinter.com. Esatto. Loredana, con Loredana non lo ricordo perché è molto difficile. È difficile. Loredanabontempi.com. Lì e basta. E continuiamo. Quindi, appunto,
quello che stavamo dicendo è che attraverso internet si riesce ad avere anche un riscontro, e quando prima lei diceva appunto io attraverso il blog sono riuscita a recuperare quello che in effetti non saresti mai riuscita a recuperare, forse facendo leggere il libro esatto. anche agli amici o agli amici degli amici, e questo è indubbio. E si riesce anche poi a scovare una propria parte di mondo. Certo, il fatto di questa parte di mondo non riuscire a toccarla con mano, e quindi ad avere quel sentimento e quella sensazione, che è molto bella tra l'altro, no? Della presenza fisica. Io ce l'ho un po' di più forse perché ho il rapporto attraverso la televisione, quindi la gente a me chiede le foto, per esempio. Cioè, mi chiede le foto. Sì, perché vuole vedere queste entità. Vuole vedere l'entità, perché le persone hanno bisogno del rapporto, che è un rapporto erotico poi, perché se noi andiamo a vedere erotismo cosa vuol dire? E che cos'è in effetti l'essere a contatto con l'altro, che non è semplicemente appunto fare un mestiere che può essere quello della porno diva, no, ma è anche un modo, che è un modo molto bello di essere di fronte con l'altro. Oltretutto l'erotismo è anche un erotismo non necessariamente così spinto, può essere l'erotismo degli occhi, l'erotismo certo. della voce, per esempio. Ieri sera sono stata al premio internazionale, primo premio internazionale del doppiaggio, e c'erano i più grandi doppiatori, che noi poi l'Italia è il paese credo più importante, no? nel mondo per il doppiaggio. Bene, ci sono delle voci che sono profondamente erotiche, sì. e ci sono delle voci che veramente, come diceva giustamente prima lei, ti fanno accapponare la pelle, delle canzoni, delle musiche. Quindi l'erotismo non è solamente il mettere in mostra l'aspetto fisico, ma è anche e soprattutto il riuscire a comunicare all'altro. E allora tu, quello che io penso attraverso il porno romanticismo, no? questa tua parola nuova coniata è molto divertente. E quello che noi esprimiamo, lo esprimiamo attraverso i sentimenti, lo esprimiamo attraverso le parole, lo esprimiamo attraverso gli occhi, attraverso il nostro corpo. Certo. Quindi è giusto che sia un'unica parola, perché poi il romanticismo non è quello bieco o quello che è decadente, no? Perché anche il romanticismo decadente dei poeti maledetti, per esempio, era molto erotico. Era molto erotico. Baudelaire, le fleur du mal, comunque, no? Verlaine, anche lo stesso Rimbaud, oppure gli italiani. Quindi c'è questo erotismo dentro, e un pizzico di questo erotismo è importante che tutti lo abbiano, però non si impara, lo si è. Lo si ha, bravissima, lo si scopre semmai, ma già c'è. Ma bisogna lasciare comunque la possibilità che esca fuori, se tutte le barriere vengono comunque conservate strettamente non uscirà mai. No, ma anche perché quello che stavo dicendo prima è che è stato sempre il termine è stato utilizzato male, sì, in negativo e non in positivo. Invece va naturalmente visto, letto in positivo e non in negativo, perché altrimenti è un discorso di pornografia, è un discorso di come dire, è un erotismo malato, è una situazione che poi diventa una situazione malata. E allora nel momento, quando è malato, quando ad un certo punto, io avevo intervistato alcune pornostar nel mio libro, in uno dei miei libri, in Vivo Positivo, avevo intervistato sia Cicciolina che D'Abraccio, e avevo fatto tutto un pezzo sull'erotismo, comunque sulla pornografia, eccetera. Ma quando diventa malato, quando si fa del male o a se stessi o agli altri, ma fin tanto che non si fa del male, ma si fa solo del bene, va bene. Certo. Eccoci nuovamente a parlare di ti questo. Ti abbiamo spiazzato. No, non mi hai spiazzato. No, stavo pensando una cosa. Tu l'altro no, parlavi di un erotismo. Di quando si fa del male, quando si fa del bene non è un erotismo sano.
Una volta abbiamo trattato proprio un argomento simile in questa puntata, in questa trasmissione. Me lo ricordo, c'era anche. E abbiamo suddiviso l'erotismo in trasgressione e perversione. Vogliamo fare questa differenza?